Ciao popolo blocchiato, qui Gil di Corner Sardegna. Benvenuti ragazzi, iniziamo a parlare di calciomercato, perché questa è una cosa molto interessante. Dobbiamo capire quale sarà la Samp di quest'anno, quello che ci aspetta. E io sono molto molto curioso, perché così vedremo anche qualcosina di questo nuovo progetto Radrizzani, Manfredi. Vediamo, io sono curiosissimo di vedere quello che ci aspetta, perché comunque io sono sincero, per quanto sia legato a diversi giocatori della Samp di quest'anno, spero di vedere una Samp diversa, anche proprio come organico. Alcuni giocatori via, non lo nascondo, altri però che rimangono, soprattutto gente come Gabbedini. Se ce la fa ancora una stagione qua gli regala ben volentieri, perché il capitano è unico ed è sacro, ma anche altri giocatori come Augello, piuttosto che un Rincon che ci ha messo tanta grinta, o importa per me, non si toccano né Udero né Falcone, cioè può andarvi uno di due, chi vuole va benissimo, ma l'altro che rimanga, assolutamente, perché sono due ottimi portieri, per la Serie B sono fondamentali. Però passiamo all'entrata, che questa è la cosa importante, perché sono stati fatti diversi nomi molto molto interessanti, chi più chi meno. Allora, Radrizzani viene da Leeds, dove potrebbe pescare Matteo Joseph, un giovanissimo attaccante inglese-spagnolo. Quindi un po' tutto, per passaporto, balevare, insomma, sapete meglio di me. 19 anni, quindi giovane, su cui poter puntare. Un attaccante molto, molto promettente. Se non sbaglio, ha giocato nella Serie C inglese, segnando 19 gol. Quindi un ragazzo che ha il vizio del gol. Interessa. Logicamente, 19 gol in una Serie C inglese potrebbe essere cosa? 7-8 al massimo, una Serie B italiana. Proprio al massimo, però come scommessa, se mi dicessero guarda ti piazzi 2-3 scommesse all'anno come giocatore, ti direi ma sì, una la butteresti su sto ragazzino, anche perché comunque teniamo conto che in attacco abbiamo due nomi molto interessanti. C'è De Luca, che anche lui è un giovane, quest'anno è stato sfortunatissimo per l'infortunio, poi c'è anche Di Stefano, che è nostro, della primavera, che se venisse chiamato in prima squadra secondo me potrebbe essere un esordio molto ma molto interessante, però vedremo. Sempre in attacco, un altro nome caldo, caldissimo, caliente, è quello di Fabio Borini, che ha già giocato con Pirlo, un attaccante che ormai ha la sua età, che però conosce tante squadre, conosce tanti campionati, da quello inglese a quello turco a quello italiano, quindi voglio dire, potrebbe adattarsi a qualunque situazione. Però diciamo che per quanto non mi dispiace l'idea e poi diventare un risultato così, preferirei forse qualcosa di un po' più fresco come carne. Ho letto Barberis, ex giocatore centrocampista del Monza, attualmente svincolato, quindi se fosse un colpo a parametro zero già sarebbe una cosa intelligente, perché vai a risparmiare sul cartellino. Però, insomma, l'età non è dalla sua, se non sbaglio, sulla trentina, adesso non vorrei dire non c'ho feca, ma super giù mi sembra 30 anni più o meno. Ripeto, mi piacerebbe ripartire da una squadra giovane, con tanta voglia di vincere e di farsi vedere e di puntare in alto. Mi piace, io voglio una Sampdoria ambiziosa. Non pretendo di ritornare subito in Serie A, ma pretendo di vedere una squadra di ragazzi che vogliano giocare, vogliono mettersi in luce, non per cambiare squadra l'anno dopo, ma perché abbiano proprio voglia di giocare. Detto questo, ho letto poi, ma non credo, e anche spero di no, perché grazie no, Bonucci mi fa venire vomito solo l'idea. Io un pagliaccio come Bonucci alla Samp proprio non lo voglio vedere. Cioè uno che va alla Juve, poi litiga con l'allenatore, va al Milan, poi l'anno dopo torna alla Juve per dare una fasciata a capitano, per me non ha capito un cazzo, cioè punto e basta. Vai via da una squadra, poi ci torni e vuoi fare capitano. Quagliarella ha fatto così, era la Samp, ha girato altre 3-4 squadre e poi è tornata alla Samp. È diventato capitano, ma non ha mai preteso nulla, ha fatto e lavorato con umiltà, con rispetto e con dignità. Quello è un giocatore, ok? Bonucci è un pagliaccio, è un provocatore? No, proprio no, no. Si parla anche di Rafia, un giocatore del Pescara, non lo so, come innesto mi sembra un po' non debole, però mi aspetto qualcosa un po' più succoso, ecco, mettiamola così.
Diciamo che nella Samp che vorrei, sì, posso capire qualche giocatore un po' più di esperienza. Occhio a non trasformarla in una squadra di vecchi, in cui se si fa male uno, c'è già da dire, mo. Cioè, per me, i ragazzi giovani non devono essere quel jolly che dice, ah cazzo, non ho più giocatore davanti, c'è Quagliarella che non ce la fa più, Gabedini infortunato, buttarlo nella primavera. No, deve essere qualcosa di diverso. Anche un Jesse Rodriguez, che ha fatto 6 mesi, non è che abbia fatto chissà cosa. Per carità, sempre meglio che niente quello che ha fatto Jesse. Però, a un Jesse Rodriguez avrei preferito vedere altri giocatori. Non dico che mi aspetto di vedere degli acquisti tipo Zanoli, quello è un giocatore straordinario che mi aspetto di vedere ancora, purtroppo difficilmente alla Samp, ma mi auguro tutto il meglio per quel ragazzo che mi ha fatto impazzire. Magari tornasse, ma magari, fisso, lo prenderei subito. Piccola parentesi, per quanto riguarda le uscite, sono contentissimo di vedere l'addio di Murillo dalla Samp, rescissione consensuale. E va benissimo, perché sono soldi che la Samp risparmia. Quindi, ragazzi, è oro colato. Iscrivetevi al canale YouTube e, come sempre, forza Samp! Ciao popolo blucerchiato!